Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Ricette che Passione. Oggi prepariamo insieme un dolce golosissimo, la crostata con ricotta e pistacchio. Gli ingredienti per la frolla al burro sono 120 g di burro, 300 g di farina 00, 2 uova intere, 120 g di zucchero, 4 g di lievito per dolci, scorza di limone grattugiata. In una ciotola lavoriamo 120 g di zucchero con 120 g di burro. Il burro va bene freddo di frigo, tagliato a dadini. Amalgamato il burro allo zucchero, aggiungiamo anche la farina. Sono 300 g di farina 00. Aggiungiamo anche le 2 uova. Lavoriamo velocemente fino ad ottenere un panetto omogeneo. Aggiungiamo il lievito. Aggiungiamo la scorza di limone. Avvolgiamo la frolla nella pellicola e la lasciamo riposare almeno un'ora in frigo o 20 minuti nel congelatore. Ma ancora meglio se la lasciamo riposare almeno 12 ore. Intanto prepariamo la crema di ricotta. Ci serve circa 500 g di ricotta, va bene sia vaccina che di pecora o mista. L'importante è che sia ben scolata. Ci servono 120 g di zucchero, vanillina a piacere. Lavoriamo la ricotta a crema. Ridotta a crema la ricotta, aggiungiamo 120 g di zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo anche la vanillina per profumare. Andiamo a stendere la frolla in una sfoglia sottile, circa 5-6 mm, su un piano ben infarinato. Usiamo abbondante farina per non far attaccare la pasta frolla. Quando usiamo la frolla possiamo anche evitare di imburrare lo stampo, basta cospargere con abbondante farina la parte della frolla che andremo a posare nello stampo. Rivestiamo lo stampo da 30 cm anche nei bordi. Ritagliamo le parti in eccesso. Per una cottura più uniforme della pasta frolla, buchiamo con una forchetta. Per lasciare la frolla più asciutta, sbricioliamo sulla base dei biscotti. Io sto usando degli amaretti.
andiamo a farcire con la crema di ricotta. Cuociamo in forno caldo per 30 minuti a 180 gradi in forno statico. Sforniamo la crostata di ricotta e la lasciamo raffreddare. Prepariamo la crema al pistacchio con 200 ml di panna montata, a cui aggiungiamo poca per volta la crema di pistacchi, circa 140 g. Con una sac à poche andiamo a farcire la crostata ormai raffreddata. Sopra la crema di ricotta mettiamo la crema di pistacchi. Infine, decoriamo con dei biscottini che abbiamo ricavato con gli avanzi della frolla, guarniamo con un po' di granella di pistacchi e lasciamo in frigo fino al momento di servire. Ma possiamo anche portarla subito in tavola perché è già pronta. Veramente deliziosa, provatela tutti! A presto da Ornella, ricette che passione!